Ciao, sono Riccardo e dal 2018 insegno ai ragazzi come saperci fare con le ragazze. Qua sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovi vari percorsi di miglioramento che ho creato per voi, scegli quello che fa per te. Perché le donne sono difficilmente dirette ma preferiscono far capire le cose? Questo, amico mio, è sempre legato al fatto che le donne tendono a esporsi il meno possibile perché loro tendono a preservare i loro pensieri e le loro idee, perché esporsi per loro è un rischio. È una cosa molto complicata, molto ampia da spiegare, ma ti basti sapere questo, che loro tendono a esporsi, a far vedere, a tirar fuori il meno possibile, perché per loro investire tempo, azioni e effort, sentimento, eccetera, in una persona nuova che ci sta provando con lei è un rischio, perché rischiano di perdere tempo, rischiano di prendere una sonora tranvata, che significa sostanzialmente una delusione. Insomma, hanno più da rimetterci rispetto al maschio. Perché? Perché il maschio passa da una all'altra, perché c'è la credenza radicata in noi che l'uomo passi più facilmente da ragazza a ragazza perché è socialmente più accettato. Quindi la ragazza, quando riceve l'attenzione, deve stare molto attenta a quanto si espone, anche per un discorso di empatia, di emotività, perché la ragazza, quando empatizza, tira fuori emozioni, comincia ad aprirsi con un ragazzo, investe, e loro sono molto emotive, molto attente a queste cose, e aprirsi per loro rappresenta un rischio, perché se ti apri con una persona che ti fa soffrire, che ti pianta in asso, che ti manipola, eccetera, è un problema. So che sembra brutto detto così, perché uno mi può dire, ma anch'io uomo ho paura di espormi perché poi rischio di essere trattato male, eccetera. Verissimo, però è anche vero che le ragazze ci soffrono molto di più quando accadono queste cose e tendono, per genere anche sessuale femminile, a esporsi meno, per appunto non andare incontro, andare incontro il meno possibile a questi rischi, cioè si aprono solo quando sentono che ne vale la pena. È lì che intervieni tu e devi essere abile nel farle aprire e comunicare o subcomunicare che sei la persona per la quale vale la pena aprirsi. Un altro motivo è perché essere dirette a volte significa che la persona che ti sta ascoltando, quindi in questo caso l'uomo, non ci arriva subito, mentre loro cercano un uomo che sia capace di leggere i segnali, i famosi segnali, no? Oltre a quelli di interesse, e capire subito le necessità della ragazza. Quindi, se una ragazza deve tagliartela giù verbalmente, cioè deve dirti guarda bello che è così, e tu lo capisci forse se ti dice così, sei per lei una persona che non vale tantissimo, perché bisogna appunto raccontarti le cose per filo e per segno come i bambini. Se invece capisci dei segnali, la sai leggere dentro quando anche solo ti guarda, insomma c'è un bel rapporto, significa che sei una persona che vale la pena per lei, perché la capisci subito. Non c'è bisogno che lei si impegni a dirti cose perché tu già la leggi, già sai. Questa abilità che hai di capirla, questa empatia che c'è tra di voi, le farà capire che sei la persona giusta, perché la capisci. A piè pagina poi il solito discorso che la persona che si comporta in modo diretto è la persona che va in maniera proattiva a cercare un qualcosa, mentre una persona che subcomunica, manda segnali, una persona che di solito non ha bisogno di esporsi tanto. Perché questo? Perché appunto le ragazze tendenzialmente si espongono molto meno dei ragazzi, quindi i ragazzi sono diretti perché vanno, le donne invece abituate appunto a stare più o meno statiche perché ricevono approcci diretti, non hanno avuto bisogno di imparare a essere dirette fin da subito, perché non c'è bisogno che loro vadano di diretto a un ragazzo, perché il ragazzo, appena loro danno uno sguardo, si apre, si accende e dice: ah, mi ha guardato, bene, è interessata, vado io. Quindi le ragazze mandano i piccoli segnali, i ragazzi abboccano e partono in maniera diretta. Il contrario è possibile, esiste, ma molto più raro. Una ragazza non sarà mai direttissima ad andare da uno per provarci. Capita, e quando succede sono felicissimo e dovreste essere felici perché è una cosa rara, però sostanzialmente è il contrario. Quindi la ragazza non è abituata a essere diretta perché lo è il ragazzo. Questo è quanto. Io vi ricordo come sempre che qui sotto in descrizione al sito www.rinascere.net trovate i vari pacchetti di miglioramento che ho creato per voi. Scegliete quello che preferite. Ci vediamo in un prossimo video.